gentile, tutti gentili, alberi e fiore, faccio colorire tutte le gente. Oggi e domani, 1 febbraio, la Cogestra e Cooperativa Ambientale il Comune di Penne impegnati in 1 o 2 giorni di festa. Protagoniste le aree protette con presidenti, direttori dei parchi abruzzesi e responsabili delle riserve. In programma un dibattito pubblico sull'agricoltura biodinamica, ma sarà anche l'occasione per festeggiare i 30 anni di un progetto editoriale Der Rerum Natura, nato a Penne, nell'oasi protetta che è poi diventato il punto di riferimento per l'intero territorio. Un microcosmo, quello narrato, rappresentato, studiato e comunicato, composto da 3 parchi nazionali, un'area marina protetta, un parco regionale, 25 riserve naturali e 5 parchi territoriali. Der Rerum Natura festeggia i suoi 30 anni e grazie alla tecnologia oggi è possibile fruire di un archivio di 5.000 pagine di oltre 800 articoli. Sul sito del WWF è possibile scoprire piante e animali sconosciuti al grande pubblico, un'oasi di conoscenza, verrebbe da dire. La prima copertina era dedicata proprio al camoscio d'Abruzzo sul Gran Sasso, perché era appena tornato, e oggi abbiamo 1300 esemplari sul Gran Sasso, operazione riuscitissima, una delle più belle operazioni di conservazione della fauna in Italia che Der Rerum Natura ha seguito e continuerà a seguire. Non ci siamo fermati solo alle aree protette d'Abruzzo. Somendo, un nostro collega, sta in India, è in India in un parco a seguire il leopardo delle nevi, speriamo bene che porterà un foto, porterà belle immagini. Nella 2 giorni il forum, la regione delle aree protette, dei parchi e le riserve, poi ancora il parco che ha festeggiato i suoi 100 anni. Una sezione dedicata un po' alla promozione, quindi con 2 libri nuovi che verranno presentati e anche 2 documentari. Due documentari importanti, uno sul lupo e l'altro sul parco del Circeo. E poi oggi pomeriggio invece presentiamo un nuovo documentario sulla ghiandaia marina qui in Abruzzo e domattina il documentario dedicato a Fulco Pratesi. In 30 anni abbiamo imparato a proteggere la natura e l'ambiente? Sicuramente sono stati fatti passi da gigante, perché oggi i bambini conoscono il camoscio, conoscono il lupo, conoscono l'alzavola, un germano reale, quindi è cresciuto molto, però non basta, bisogna ancora combattere per la tutela dei territori, bisogna insistere sulla difesa di questo mondo, direi, parlerei di biodiversità, e manca proprio la difesa della biodiversità, perché perdiamo specie ogni giorno purtroppo, quindi bisogna fare ancora molto.